Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di luglio. Questo mese in realtà non ho letto tantissimo, un po' perché ero sovraccarica di lavoro, ho avuto tantissime cose da fare, sono stata a Budapest, a Rimini Comics e non mi sentivo particolarmente ispirata, devo essere sincera. Ho cominciato tanti libri che poi ho abbandonato alle prime pagine perché proprio non mi sentivo nel mood, diciamo, di leggere. In ogni caso questo mese ho letto Half Bed di Sally Green. Ero super curiosissima di leggere questo libro perché dalla trama mi ispiravo davvero tanto. La storia è ambientata in una moderna Inghilterra dove le persone possono essere dotate di poteri magici. Questi vengono divisi in incanti bianchi, ovvero persone che utilizzano i propri poteri magici per opere di bene, e incanti neri invece persone malvagie. Il nostro protagonista Nathan non è né un incanto bianco né un incanto nero, è infatti metà uno e metà l'altro. La sua vita non è per niente facile perché comunque vive in una società in cui gli incanti neri vengono visti come dei veri e propri criminali a cui dare la caccia. La storia all'inizio mi stava piacendo tantissimo perché ero molto curiosa di vedere appunto che cosa facessero gli incanti bianchi, se alla fine si scopriva qualcosa di più sugli incanti neri, come sarebbe cresciuto Nathan, che cosa avrebbe fatto. Tuttavia a tratti c'erano dei pezzi un pochettino lenti, secondo me un po' troppo noiosi a parer mio, e una cosa che mi ha infastidito tanto è l'eccessiva violenza, gli eccessivi maltrattamenti e torture nei confronti di Nathan. L'ho trovata una cosa veramente troppo eccessiva, almeno per me, che sono una persona qualunque. Quindi è stato un libro un po' meh, però sono molto curiosa di leggere il seguito perché comunque la storia, il contorno, secondo me, è ben strutturato, potrebbe uscirne fuori qualcosa di veramente interessante, quindi sono curiosa di leggere il seguito. Ho proseguito poi la trilogia di Legend di Mary Lou leggendo Prodigy e Champion, l'ultimo libro della saga. Cosa dire di questi libri? Di sicuro della trama non posso dirvi niente perché rischierei di spoilerarvi il primo volume, ovvero Legend, però io vi straconsiglio di leggere questa trilogia, veramente. Se vi piacciono i libri distopici, young adult, tipo Hunger Games o Divergent, Legend è secondo me super wow, è quasi meglio di Hunger Games, mi è piaciuto quasi di più. Mi ha preso veramente tantissimo. Da una parte c'è appunto questo nuovo mondo distopico con nuove tecnologie, il nuovo sistema politico, militare, varie strategie che mi ha, diciamo, affascinato veramente tanto. Da un'altra parte ci sono due protagonisti che secondo me sono fra i migliori in assoluto per quanto riguarda la mia esperienza di lettura. Dei e Jun mi sono piaciuti veramente tanto, mi sono super affezionata a loro. Anche a Jun, che per me è stranissimo perché di solito le protagoniste dei libri le odio con tutta me stessa, mentre Jun mi è piaciuta tanto, mi sono rivista in lei per alcune cose, quindi mi ha fatto tanta tenerezza. Dei è tipo super wow, cioè è uno dei miei protagonisti maschili preferiti in assoluto, veramente avevo tantissimo a cuore le loro sorti. Quando soffrivano, soffrivo anch'io con loro perché non potevano succedergli cose cattive. Per quanto riguarda il lato sentimentale, i miei sentimenti sono stati presi, accartocciati, appallottolati e spiaccicati contro un muro. Ho finito di leggere Champion in un mare di lacrime, veramente ero disperata, veramente disperata. Anche se secondo me il finale non poteva essere diverso da quello che effettivamente è, anche se io ci ho sperato fino all'ultimo che le cose venissero in maniera diversa, ma me lo sentivo, era già da un pochettino che mi sentivo che sarebbe andato a finire in questo modo. Secondo me è la giusta conclusione per quanto riguarda la trilogia. Viste tutte le cose che sono successe, non poteva finire in maniera differente, però wow, sono rimasta veramente molto molto impressionata da questa saga. Io veramente non ho parole, dovete assolutamente leggerlo se vi piace questo genere perché mi ha sorpreso tanto. E cavolo, perché non l'ho scoperto prima? Cioè veramente, se non l'avessi scoperto appunto quasi per caso, non avrei mai letto una delle trilogie più belle che abbia mai letto, quindi straconsigliato.
Ultimo libro letto da questo libro immenso che racchiude la prima trilogia di Shadowhunters, Città di Cenere. Ho anche quasi finito in realtà Città di Vetro e devo dire che mi sta piacendo tanto. Dopo Città di Ossa l'avevo un po' accantonato Shadowhunters perché l'inizio di Città di Cenere non mi stava piacendo tanto e a volte comunque faccio ancora fatica perché non tollero Clary. È più forte di me, non ce la posso fare, non la sopporto, vorrei veramente prenderla a schiaffi alcune volte, mi urta tantissimo come persona, però per il resto comunque la storia mi sta intrigando tanto, soprattutto adesso che sto finendo di leggere Città di Vetro, veramente sono super impallinata e non vedo l'ora di continuare questa serie perché mi promette veramente tanto tanto bene. Passando ora brevemente ai fumetti, questo mese ho letto diversi Asterix, fra cui Asterix e i Britanni, veramente molto carino, io ho visto anche il cartone un po' di tempo fa e quindi mi era piaciuto tanto. Le Mille Un'ora sempre di Asterix, l'Odissea di Asterix e l'ultimo che ho letto è Asterix e la Galera di Obelix. Anche di questo avevo visto una specie di cartone, quindi sapevo già la storia, però è comunque molto molto carino. Ho letto poi A un passo da te, il numero 12, che mi è piaciuto veramente tantissimo. Se la storia iniziava ad essere un po' così così per quanto mi riguarda, questo volume ha rialzato veramente le sorti del fumetto. Mi è piaciuto tantissimo. È secondo me uno dei miei preferiti in assoluto per quanto riguarda Un passo da te. Ho letto poi il secondo volume di A Silent Voice. Di questo fumetto vi ho parlato molto molto bene in un video a parte di cui vi lascio il link qua sotto. E super consigliato come fumetto, veramente. Tratta delle tematiche abbastanza forti, però allo stesso tempo è abbastanza carino e tenero, diciamo, a modo suo. Ho letto poi il secondo volume di Ion di Angela Vianello. Questo fumetto mi è piaciuto veramente tanto. Avevo paura che la storia fosse un pochettino meh, vista la lunghezza, perché comunque è la metà del primo volume, e invece mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto di più, diciamo, la parte, tra virgolette, terrestre. Se avete letto Ion potrete ben capire. E sono abbastanza perplessa per quanto riguarda la parte, diciamo, sugli alieni, però penso che potrebbe svilupparsi molto bene la storia in futuro. Sono veramente molto molto fiduciosa. Se non avete mai letto Ion, ve lo straconsiglio perché i disegni e i colori sono qualcosa di assurdo. Mi piacciono tantissimo questi toni tenui, color pastello. Lei poi disegna in una maniera divina, io stra-amo questi disegni, veramente bellissimi. E anche la storia secondo me è molto molto carina. Nel primo volume si ha, diciamo, una sorta di infarinatura generale su quello che poi saranno, secondo me, i prossimi volumi. E questo l'ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, quindi straconsigliato. E quindi sì, siamo giunti alla fine di questo video perché queste erano tutte le letture che ho fatto in questo mese. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se avete qualcosa da consigliarmi o cosa ne avete pensato voi invece dei libri barra fumetti che ho letto questo mese. Spero quindi che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!